Questo meraviglioso cucciolone si chiama Zorba ed è un cane libero del territorio di Ginosa, che si trova qui in canile perché durante le vacanze di Natale ha fatto tanto freddo e lui tendeva a rifugiarsi nelle attività commerciali, bar, negozi di abbigliamento. La gente protestava. Così, per non rischiare che qualcuno gli facesse del male, lo abbiamo portato in canile. Adesso le vacanze sono trascorse, il tempo si è aggiustato e Zorba può benissimo ritornare libero sul territorio. Domani Zorba verrà castrato e così finalmente avrà tutti i diritti di stare come cane libero accudito del comune di Ginosa. A noi però la cosa dispiace tantissimo, perché lui è un cane veramente speciale e da un po' che è arrivato a Ginosa, e da quando è arrivato si è fatto subito voler bene da tutte le persone, anche dai bambini. Lui ha una caratteristica da cui deriva poi il suo soprannome. Cosa fa Zorba? Raccoglie i sassi, grossi sassi, con la bocca e li porta specialmente ai bambini, invitandoli al gioco. Infatti lo soprannominano molti Pietrino. Perché Zorba deve vivere al freddo e al gelo in mezzo alla strada e d'estate sotto la calura? Perché non deve avere una famiglia, una casa, tanto affetto? Perché? Perché questo cane abbandonato, chissà da chi, deve finire la sua vita da randagio? Io vorrei tanto dargli una possibilità, ma guardate che tesoro che è. Lui ama le persone, guardate. Perché deve accontentarsi di ricevere una carezza ogni tanto? Ma guardate. Zorba è giovanissimo, avrà poco più di 2 anni, ma forse anche meno. Domanderò alla dottoressa prima possibile. Lui è un cane forte, un incrocio pastore tedesco Rottweiler. Cosa dire della sua indole? Con le persone sicuramente è molto buono, con gli altri cani preferisce le femmine, ma questa è una cosa molto comune. Con i gatti non sappiamo. Allora io dico che per Zorba ci vuole un proprietario capace di impostare in maniera corretta la leadership con lui. Tutto qua. Per il resto, questo è proprio un cane da famiglia. Chiaramente se avete un po' di spazio esterno è meglio, sì, ma non per tenercelo sempre, no, soltanto perché magari lui si sì, può avere voglia un attimino di scorrazzare in un giardino. Però Zorba io lo vedo benissimo su un divano, abbracciato ai suoi proprietari, a guardare la televisione la sera, a ricevere coccole e a farne, perché lui è bravissimo a far sentire che vuole bene alle persone. Zorba, fatti vedere, alzati in piedi, su. Fatti vedere che stai sempre steso. Dai, Zorba! Su, ecco! Bravissimo! Che bravo, guardate, mi salta addosso. È altissimo, Zorba. Beh, Zorba, io ce l'ho messa tutta. Ti ho fatto questo video e prima delle foto. Ora vediamo, aspettiamo. Vediamo se qualcuno se la sente di adottarti. Speriamo che tu non torni per strada, se ci torni. Solo per poco. Ciao amore, buona fortuna e in bocca al lupo domani per l'intervento. Ciao ciao.